condanna, è lui destino che l'ufficio apposta, è lui destino che l'ufficio apposta, ma giusto veramente ma non era, ma giusto veramente ma non era. Vorremmo un moro, vorremmo un moro, con zucchero e caffè come un banano, vorremmo un moro, vorremmo un moro, con zucchero e caffè come un banano. Buonasera, Lanzena, Bagalati, terza edizione sagra della carne di capra. Stiamo con il signor Giovanni, fratello di Domenico. E allora, piccolo. Il più piccolo. Il più piccolo. E allora, complimenti comunque, perché anche quest'anno una bella serata, tanta gente è venuta qui a Lanzena, poi dopo il pranzo, maccheroni, la carne di capra, insomma tutte queste cose qua, poi ci sarà il divertimento musicale con gli Ethno Sound. E allora, chi l'ha preparata questa carne di capra? Squisitissima! Allora, questa è tutta roba dell'azienda di mio fratello, la quale è un'azienda che da 66 anni. 66? 6 anni. Diciamo che io da piccolo con 4 poi è rimasta mio fratello, mio papà, io giovane me ne sono andato a Torino, mi sono fatto un'altra vita, sono andato a lavorare lì per 40 anni e io sono molto orgoglioso e felice che questa azienda, quando è mancato mio papà, l'ha preso in mano mio fratello, ma con i suoi sacrifici e col suo saper fare ha portato questa azienda che sono da 65 anni che noi abbiamo, siamo orgogliosi e anche una mia felicità anche di mio fratello e degli altri fratelli della mia sorella, dalla quale le abbiamo detto fai tutto tu, lui ha continuato, ci ha dato questa soddisfazione, un orgoglio per tutta la famiglia, perché noi siamo una famiglia unita, perché
siamo unite perché ci vogliamo bene e non ci sono interessi. È la cosa più... Soprattutto, no? Soprattutto. Poi, questa roba che oggi c'è qua è tutta roba genuina. Ma genuina perché? Il pascolo, l'alimentazione, la cura. Cioè, tu sai quello che mangi. Non è la cosa che tu vai a comprare perché tu vedi ma non so come sia, da dove è arrivata, come è stata allevata. Qui quello che mangi è salute e noi siamo orgogliosi. E grazie anche a voi, dalla quale se abbiamo tutta questa gente alla terza edizione, vi ringraziamo infinitamente della vostra professionalità, ma ringraziamo tutti questi signori, questi clienti, perché se sono ritornati, perché vuol dire che sanno quello che mangiano, c'è un divertimento, c'è un qualcosa. E devo ringraziare anche mio fratello e i suoi figli, tutta la famiglia, perché anche fare un passo così avanti ci va anche un po' di coraggio, perché se non hai coraggio non fai niente, perché stai seduto ma la sedia non ti dà da mangiare, e questa è una cosa bellissima. Certo, certo. Comunque questa è la risposta. La terza edizione, anche quest'anno tanta gente è venuta qui all'Anzena, ha fatto chilometri, c'è gente che viene un po' da tutte le... E questo qui per noi è un altro orgoglio. In che senso? Poi anche la televisione, ringraziamo anche voi, perché tu parlare dentro una botte non ti sente nessuno, però se batti fuori botte ti sentono tutti. Grazie alla televisione, grazie a voi, cioè la gente ha sentito, ha tastato e ha visto che il miele c'è e la gente è ritornata, come le ape, è la stessa cosa. Bene, è stato chiarissimo, lei è una persona speciale, veramente. Questa è la realtà di quello che noi stiamo dicendo, perché qui non c'è da nascondere, perché se io nascondo domani mi sono tagliato le gambe e con le gambe non vado avanti, devo stare su una sedia a rotelle, è la cosa più bella che c'è. Noi quello che diamo è garantito, è sicuro, è genuino, è viva chi ha avuto voglia di andare avanti. Grazie, tanti complimenti comunque, buon lavoro. Grazie a voi, grazie e un buon lavoro anche a voi. Vi ringrazio infinitamente e ritorno ancora, grazie della vostra professionalità, cioè siete... Grazie, grazie. Come dire, grazie. L'angelo che scende dal cielo. Buonasera. 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 Cosa vuoi che parliamo? Dimmi. Io vedo che sei davanti... Sei un interista, povero illuso che non sei altro. Lo so, ti capisco. Capisco, poi adesso è il momento che voi... potete parlare di questi, ma questa sera abbiamo speso 250 milioni di euro e quindi possiamo parlare. Ma questa sera il calcio lo mettiamo un po' da parte. Benissimo. Oh, parliamo di cose buone. Come va la serata? Una bellissima serata insieme pasti, alla mia famiglia. Maccheroni, la carne di capra, capicollo, formaggio di casa, vino, tutto buono. Di casa. Benissimo, tutto genuino. Buona. Quindi ne è valsa la pena venire qua. Come no? La terza edizione, questa è la prima volta che vieni, no? No. No, quindi tutte e tre le edizioni. Sì. Bravo, bravo Ciccio. Ringrazio a tutta la famiglia Lucera per la massima disponibilità di tutto. Brava gente, brava gente. Bravissima persona. Va bene. Poi adesso c'è il ballo, quindi ci facciamo una ballata. E come no? Balliamo insieme, Filippo. Che bella questa bambina, guarda. Come ti chiami? Guarda. Come ti chiami? Anita. Ciao mamma, dici che ti vede poi in TV. Ciao mamma. Ecco, va bene, buona continuazione. Ciao, ciao. Buonasera. Buonasera. Come va? Da dove venite? Dalla Francia. Francia, ah che bello. Una cosa ci può dire di questa serata? Lei che viene... Stiamo aspettando il ballo. Spettacolo, sì. E intanto per quanto riguarda abbiamo i maccheroni... mangiato bellissimo, come benissimo. Sempre in Calabria. Come la carne era squisita, ah, eh? Guarda, non si sapeva neanche che era carne di capra, era così... Anche buoni. Maccheroni, insomma. Molto buoni, sì. Capicollo, formaggio, un bicchiere di vino buono. Anche l'ho bevuto. Senta, le volevo dire, quindi lei rimane adesso sino alla fine, no? Tutta la sì, sera. Sì, vogliamo vedere, siamo venuti per questo. È in vacanza qua? Sì. Rimane ancora tutta... Fino a settembre. Fino a settembre, quindi le vacanze lunghe. Sì.
sì, qui nella nostra area greganica. Sì, 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 esatto. Che ci può dire della nostra, del nostro paesaggio? Lei che viene da, da paesi freddi. Mia mamma era di Reggio Calabria, per questo conosciamo. E a noi piace moltissimo la Calabria, veniamo ogni anno. E abbiamo amici calabresi, che per noi è come la famiglia. E cosa posso dire? Che è fantastico. Ne vale la pena. Sì, molto. Ne vale la pena. Sì. E poi quando ci sono queste serate così, ah, sì, insieme, le facciamo quasi tutte. Ne vale veramente la pena. Siamo tutte le sagre. Tutte le sagre, quindi non se ne perde. No, no. Ma qui da noi le sagre funzionano. Sono sagre. E poi tra le altre cose funzionano, no? Perché la gente trova il modo per uscire in compagnia con... Ecco, quindi queste belle serate, benvenga. Sì, sì, esatto. Lì da voi le fate queste? No. Niente? No, fa freddo. Da... appunto. Non si è... Quindi niente sagre là, non c'è? No, no. Quindi vale la pena venire in feste, ma... altre feste, ma... Ma qui è più conviviale. Ecco. Sì, molto. Benissimo. Sì, piace molto. Va bene. Ecco. Se vuole dire qualche altra cosa, non so, siete con amici che qua? Mia figlia, mio figlio, famiglia. Tutta la famiglia, tutta la famiglia. Tutti in Francia? Sì, tutti in Francia. Tutti dalla Francia, eccoli qua. Il tuo nome lo vuoi dire? Sebastiano. Sebastiano, tu sei giovane, che ci puoi dire? Non lo dalla so. Dalla Calabria. Mi piace la Calabria da quando ero un bambino. E non so parlare perfettamente l'italiano, quindi... Parli bene l'italiano. Non posso più dire niente adesso. No. Va bene, grazie. Vediamo lei, dai, vediamo lei. Ciao. Buonasera. Tuo nome? Chiara. Chiara, Chiara, tu sei giovanissima. E allora, cosa ci puoi dire della Calabria? Anche se giovanissima, hai visitato poco. È bellissima la Calabria. Bellissima. Mi piace tanto. Anche ai bambini piace tanto. Anche ai bambini. E queste serate come le trovi, queste serate? Bellissime, siamo qua a posto. Mangiato la carne di capra? Certo, certo. Perché di solito i giovani non la mangiano. È buonissima. Certo, buonissima. Anche lei se le mangia. Anche lei, lei come si chiama? Non ci sta bene. Lali. Lali. Grazie. C'è qualcun altro vuole dire qualcosa? Signore, il signore qua, dai. Buonasera, lei è il capo tavola. Io sono calabrese. Lei è calabrese, appunto. Ecco, abbiamo i nostri amici francesi che ci parlano bene della Calabria, che quindi trovano il modo di venire a fare le ferie qua, poi per queste sagre, visto che dalla loro parte non ci sono. Qui da noi, grazie a Dio, insomma, queste belle serate le tiriamo, dai. Ci facciamo compagnia a vicenda, andiamo e gli possiamo dire a chi ci ascolta che la vita è dura, ma la capra no. La capra non è dura, bella, questa mi è piaciuta. Bravo, bravo. Grazie a voi. Buona serata. Vuoi dire qualcosa? Non posso parlare. No. Non posso. Parla poco italiano, ok. Lo stiamo cercando di parlare. No. Grazie, buona continuazione. Grazie, grazie. Ecco che io giravo per i tavoli. Avevo visto prima una faccia, una conosciuta, però poi così mi è sfuggita. Buonasera. Buonasera, buonasera. Chi è lei? Si presenta. Non mi ricordo più. Guarda. Non si ricorda più il suo nome. Grave questo. No. Ivano, sono Ivano, l'amico. Ivano, lo so, grande, sì. Grande Ivano, comico, teatrale, insomma, come va? Abbastanza bene, ora molto meglio, dai. Molto meglio perché dopo i maccheroni, la carne di capra, sì, esatto. Si sta bene. Si sta meglio, sì. Ecco Ivano, noi prima... E il bicchiere di vino. Anche il bicchiere di vino. Noi prima abbiamo, nell'altro tavolo, parlato con una famiglia francese. Loro non le vivono queste sagre, perché non ce le hanno le sagre loro là. Non le hanno. E quindi loro sono qui contentissimi della Calabria, che ci sono queste usanze. Sì, che possiamo dire? In effetti è una cosa importante, penso, per queste persone, perché magari per noi è indifferente, diciamo, fare venire oppure mangiare la capra magari, mentre per loro non è solo una festa
di spettacolo, ma anche culinaria, ecco. Esatto, bene. E quindi uniscono l'utile al dilettante. Vabbè, perché dopo il pranzo, la cena, quello la che cena, insomma, certo. Ora cominceranno a sentire magari la musica degli Ethno Sound, del quale sono un fans. Sei un fans degli Ethno Sound, per questo veramente sei venuto, non per i maccheroni. No. No, vabbè, comunque queste tradizioni speriamo che continuino, perché sono... Sì. Dalle nostre parti le fanno in tanti posti. Abbiamo cominciato quest'estate con questo. Esatto. Quindi questa sera hai messo da parte l'arte, teatro, sei in pausa. Ti sei venuta una serata. Una serata di svago, sì. Con i miei genitori, i miei zii, e quindi... Esatto. In famiglia, ecco, vabbè, diciamo. Ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Prego, la prima dell'estate, ce ne saranno altre. Ah, beh, certo, ce ne no, sono. No, sempre di capra, sempre la Calabria. La Calabria. Beh, ce ne sono tante di La Calabria proprio. Ce ne sono, comunque squisitissima la carne, fatta bene. Solo un po' cara. Calda? Cara. Ah, cara. No. No, il piccolo contributo italiano è economa. Sì. Italiano è economa, quindi pensa subito. Molto attenta a spendere nel mangiare. Giusto. Però per le altre cose spende tantissimo. Beh, per i profumi, i merletti, quella è un'altra storia. I mercati, i mercatini, di tutto. Quindi non si lascia, non si fa scappare uno. Grazie mille, buona serata, buona continuazione. Ciao Ivano. Ciao. Buonasera, salve. Beh, cucinato benissimo, complimenti alle cuoche. E adesso stiamo a vedere lo spettacolo. Lei è un'esperta di sagre, perché prima quando mangiavamo la sentivo parlare che se ne fa tutte. E insomma, sì, quando posso, sì, quando so che ci sono andiamo, siamo un gruppo che andiamo. Questa è la terza edizione, lei... No, l'ho saputo solo quest'anno. Di solo quest'anno. Mi sono messa le altre due. Un giudizio. Però, ottimo, veramente ottimo, tutto. Sì. Anche la carne, insomma. Sì, cucinata benissimo, tutto bene. Quindi benvengano queste serate qua, sì, in Calabria, senz'altro. Perché voglio altrimenti dire... non abbiamo niente da fare, almeno insomma, usciamo. Viva le sagre. Viva le sagre. Grazie. Grazie a lei, buona serata. Bruno è il tutto fare. Sì. Oh, Bruno, anche quest'anno, terza edizione, gran bella serata, quindi bella, tanta gente, abbiamo fatto un giro per i tavoli, tutti contenti, soddisfatti. Ma come fate a fare questa carne così squisita e molto tenera, veramente? Allora guarda Filippo, io non ti posso dire... Non sei tu il cuoco? No, io non... Abbiamo parlato con zio Giovanni. Io metto l'amore per le persone, perché sono veramente contento che risponde bene la gente. Poi cerchiamo sempre di accontentare tutti su questo piano, su questo punto di vista. Cerchiamo di adattarci anche ai tempi, che sono un pochettino duri, c'è un pochettino di crisi, le persone un pochettino sono anche strette a livello economicamente, però cerchiamo sempre di fare il meglio. Vabbè, per poi dare... questa sera il piccolo contributo, sì, che si è dato non è eccessivo. Sì, no, perché no, poi... alla fine con 15 euro diamo ancora un menù pieno di carne squisito e abbondante. Oh, grazie. Formaggio, vino, il pane, tutto compreso, sì. No, comunque dicevo prima, la gente è contenta, c'è chi ha fatto tutte le edizioni, c'è chi per la prima volta è venuta. Sì, comunque complimenti a voi tutti, grazie. Perché è una grande famiglia, come diceva zio Giovanni. Grazie. Portate le tradizioni da oltre 65 anni. Sì, è vero. Infatti noi cerchiamo sempre di andare avanti con questa piccola azienda, perché alla fine in questo piccolo paese non c'è lo sbocco di andare oltre. Cerchiamo, però ci difendiamo un pochettino, cerchiamo di dare una spinta più alle persone, anche all'attività, perché anche questo fa tanto per l'attività, perché facciamo la pubblicità, cerchiamo di avere un pochettino di più valore sui nostri prodotti e cerchiamo sempre di dare anche l'amore alle persone, perché ci vole molto. E vi faccio i complimenti, perché non solo io ma tutti quanti. Grazie. Quindi dopo la bella cena, maccheroni, capicollo, formaggio, vino,
carne di capra, poi c'è la serata. Sì, c'è la ciliegina sulla torta. Sì, ci voleva la serata, poi c'è un grandissimo gruppo che sarebbero gli Ethno Sound, molto conosciuti. E cerchiamo di allegrare anche questa serata, di passare un pochettino il tempo tra di noi, le persone facciamo amicizie diversamente e cerchiamo anche di le sagre servono anche a questo, a conoscere persone. È così. Complimenti, Bruno. Grazie tante, vi ringrazio lavoro. Anche a voi che siete veramente uno staff al pieno, al top, puntuali, precisi, e vi ringrazio moltissimo per tutto quello che fate. A parte la radio, ma vi ringrazio di persona perché siete veramente persone brave, sia il direttore, sia tu Filippo, sia anche lui. Siete veramente Dario, scusa che non lo sapevo. Veramente persone bravissime, gentilissime, di cuore, e vi ringrazio tanto di cerchiamo tutto. Di fare anche noi il nostro lavoro nella maniera buona. Grazie tanto. Filippo. Tanti complimenti. Grazie. Eccoli qua, gli Ethno Sound con il cantante, la voce insomma del gruppo, Leonardo. Buonasera Merito TV, buonasera. Allora Leonardo, voi anche lo scorso anno eravate qua per questa, la seconda edizione l'anno scorso, quest'anno la terza edizione. Sì, per il secondo anno che siamo qua e ci vediamo con gran piacere, sono degli amici, sono persone fantastiche. E pubblicizzo la loro macelleria. Quindi con gran piacere. Tornate volentieri. Diciamo. Molto volentieri, sì. Si mangia molto bene e devo dire che la carne è ottima. Quindi ragazzi, gli Ethno Sound pubblicizzano questa bellissima macelleria di Nucera. Bene, quindi abbiamo parlato della cena, la carne, i maccheroni, tutto a posto, tutto buono. Ma è giusto parlare anche degli Ethno Sound. Okay. Ecco. Come nasce questo gruppo, le vostre intenzioni ora quali sono? Di andare sempre più avanti, chiaramente siete già conosciutissimi, bravi. Grazie. Ma comunque il vostro futuro? Allora è nato 7 anni fa per gioco, ho iniziato a suonare la chitarra, io che ero molto timido, non cantavo neanche davanti a una persona se me l'avessero chiesto. Dopo mi sono trovato davanti a migliaia di persone e lo faccio con gran piacere, ora lo faccio anche per lavoro. Saremo in giro per la Calabria tutta l'estate in agosto e a settembre faremo un mese a Las Vegas. Las Vegas? Sì, nello Utah, sì. Quindi andate oltre, quindi anche alle... Sì, siamo già stati oltre in Svizzera. Ah, siete già stati? Alle... Sì, in America mai stati, però è un'esperienza che faremo. Dove è nato questo gruppo? Quale zona della Calabria? Cinque Frondi, provincia di Reggio, sì. E tutti i componenti sono tutti di quelle zone? Siderno, Gerace, Polistena, sì. Sì, sono tutte quelle parti. Noi vi abbiamo seguito parecchie volte, diciamo che avete un seguito abbastanza grazie. Positivo e la gente vi segue. Anche qui in questa frazioncina di Bacalà, di Lanzena, stasera c'è tanta gente che aspetta il vostro spettacolo musicale. E credo che sia la cosa più bella questa, credo che sia la soddisfazione più grande, sono loro la nostra fortuna. La gente che ci vuole bene, e credo che essere umile è la cosa più bella e più importante. Questo vi fa grandi naturalmente, perché grazie. Chiaramente non basta il successo, il seguito della gente, però bisogna essere umili, altrimenti... Devi far parte della gente, non puoi salire su un palco e sentirti tu sul palco e la gente sorda, devi sentirti parte della gente. Quindi questa sera è previsto un'oretta e mezza abbondante? Sì, un'ora e mezza, sì. Senti, le vostre, avete in programma di qualche altro brano che state preparando per quest'estate? È uscito il nostro 7° disco un mese fa, adesso siamo in riposo con la scrittura, però siamo pronti all'8° disco. Siete pronti per l'8°? Il 7° disco come si chiama? Si chiama Pace, Amore e Poesia. Pace, Amore e Poesia. Pace. Amore e Poesia. Pace. Dettato dal nostro momento di pace, veramente. Ci siamo chiusi in studio, siamo stati insieme un mese in una casa a scrivere questo disco insieme. Abbiamo più mangiato che suonato, però... Alla fine ce l'abbiamo fatta, sì. Senti, le parole li fate tutti quanti insieme oppure c'è... Allora, c'è molto autobiografia nei nostri dischi, scriviamo molte storie che ci sono successe veramente,
Però ci sono anche pezzi tradizionali, di canzoni che ricordo di mia nonna, dei miei genitori. Sì. Questa è importante. Esatto, sì, certo. La storia, diciamo, ma del passato. Bravo, esatto. Sì. Poi la riportate oggi anche ai giovani. Esatto. Tu sei molto giovane, quindi. Grazie. Voglio dire, questo momento, 7 anni hai detto, quindi ti porta ancora a continuare, quindi a non fermarti, no? Io penso che questa vita non la lascerò mai, perché fa parte di me lei e io faccio parte di la lei. La musica, insomma. No, davvero, guarda, ci ho pensato tante volte, non ce la faccio. Non puoi tradire, no. Soprattutto i fans. Bravo, bravo, sono in debito con loro perché loro mi hanno dato tanto. Vabbè, io ti ringrazio, vedo che siete pronti già per lo spettacolo. Sì. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Etno Sound. Esci la guerra, lo dici a compare Pino, hanno vecchio contadino, lo dici a compare Pino, hanno vecchio contadino. Oggi con le mani, ora vinci sti spinari, lo dici a compare Rosa, a una scazza vecchia sposa, lo dici a compare Rosa, a una scazza vecchia sposa. Con le mani, sa giumare, non sa fare cantare, Adesso è l'ora di digerire, amici miei, dai, si inizia a ballare, con le mani, dai amici, ci siamo.